Andiamo? Perché ho visto che ci sono anche i genitori collegati. Allora, buonasera e benvenuti. Dovevamo farla all'aperto come ho detto prima, ma il tempo non è proprio clemente, quindi piuttosto che poi fare il fugone dentro è meglio stare dentro. 60 anni fa, esattamente 60 anni fa, nasceva la scuola media. Allora, quello che oggi vedrete e che ascolterete è un'idea un po' diversa di scuola media rispetto a quello che c'è un po' in giro. Io credo in questi 6 anni, siamo al 6° anno di vita di Mattarella, in questi 6 anni abbiamo costruito un luogo e un'esperienza educativa dove cerchiamo di far star bene i ragazzi. Allora io non mi dilungo in parole perché la cosa più interessante è quello che vi faranno vedere i ragazzi. Ringrazio gli insegnanti che sono qui a titolo volontario, sia quelli che hanno organizzato la serata, sia quelli che ci fanno il piacere di averli qui. Li vedete, sono tutti dietro di voi. Questa non è una cosa normale, lo dico subito, cioè in quale scuola fai una roba così e se non vengono insegnati? Quindi questo è già un segnale di un'esperienza diversa e di cui io sono molto fiero naturalmente. Oltre questo, il mio appello è a cercare di condividere il più possibile questa esperienza. Noi abbiamo mandato tutte queste comunicazioni a partire dalle iscrizioni proprio per spiegare che questo tipo di scuola non si può frequentarla col magone, cioè uno deve mandare suo figlio sapendo che l'esperienza didattica è questa, che non abbiamo i voti, che non li mettiamo sul registro, che abbiamo il numero soltanto alla fine del nostro percorso, che 4 ore pomeridiane facciamo delle attività particolari che oggi vedrete, toccherete con mano, diciamo, in qualche maniera, anche se nel video, e non posso avere il magone se voglio un'altra scuola. Io questo lo dico da padre anche, molto esplicitamente, quindi ci fa piacere condividere questa esperienza. Se sono contrario alle tecnologie, qui ogni studente ha uno strumento, un device che utilizza, poi è così normale che alla fine nessuno ci fa caso, questa è la particolarità. Se voi prendete un PC e lo date a dei ragazzini che non lo usano mai, hanno questa eccitazione da macchina. Quale eccitazione da macchina non si vede, perché lo uso tutti i giorni, quindi alla fine. Poi non è manco detto che lo usino tutti i giorni. Quindi ci tenevo a dire questo come messaggio iniziale, a darvi il benvenuto, perché poi sentirete la Presidente del Consiglio d'Istituto, che è un genitore Mattarella, anche poi sentiremo la Presidente del Comitato, che magari ci dirà 2 parole. Io purtroppo ho un impegno istituzionale, per cui a un certo punto dovrò andarmene, perché domani sono da un'altra parte. Però, insomma, mi faceva piacere esserci comunque per accogliervi. Molto importante il club che abbiamo ideato appositamente per i vostri ragazzi, se non vi siete ancora iscritti. Questo lo dico anche a chi è nell'etere, a distanza, perché abbiamo poco più del 50% degli iscritti. Invece quello è molto importante, perché gran parte delle informazioni non le chiederemo alle maestre, ma li prenderemo noi stessi. Quindi questo è determinante. Gran parte delle informazioni sui vostri figlioli cercheremo di carpirle in questi 3 pomeriggi che passiamo insieme. Quindi questo per noi è determinante. Cambiare ordine di scuola è un po' come rifarsi una vita. Vogliamo evitare i pregiudizi e quindi in qualche modo crediamo molto che questi 3 giorni siano fondamentali. Quindi per cortesia davvero, se non li avete iscritti, questo lo dico anche a chi è a distanza, iscriveteli, perché è molto 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 importante, non è una cosa secondaria. Se avete bisogno di informazioni, telefonate in segreteria che sapranno darvele. Ultima cosa, per i bimbi certificati faremo degli incontri appositi, faremo un incontro apposito più avanti a fine maggio insieme agli insegnanti di sostegno, perché proveremo a raccontare l'esperienza che fanno. Anche qui un'esperienza molto particolare, perché di fatto i bimbi certificati sono inseriti a tutto tondo all'interno dell'esperienza della scuola. Quindi non abbiamo, naturalmente, come anche nelle vostre scuole elementari, non abbiamo l'aula H, per capirci. Tentiamo di evitare che qualcuno trasformi aule normali in aule H, e qui naturalmente non esiste la scuola, è dei ragazzi, i ragazzi sono della scuola. Quindi questo è un concetto su cui lavoriamo.
Quindi interrompo la mia introduzione, che è stata anche troppo lunga. La prof. Rivalenti, che è la mia vice di tutto il comprensivo, ma soprattutto qui di Mattarella, la conoscete, la conoscerete. Passo la parola alla presidente, alla signora Spiaggia, che è la presidente del Consiglio d'Istituto, che vi parlerà un po' dell'accesso a quell'ora, anche dell'accesso a quell'ora di pausa ristorazione. Ultima cosa, tra gli interventi che vedrete verrà anche una signora che si chiama Chiara Ferrari e che fa parte di una società con cui noi lavoriamo sulle tecnologie, che si chiama Campus Store. Dico subito una cosa molto importante a cappello, qualcuno di voi l'ha già fatto l'acquisto, qualcuno non l'ha fatto. Noi utilizziamo un device, uno strumento particolare che si chiama Chromebook. Potete comprarlo dove vi pare e piace. Non mi interessa niente, non ci guadagniamo niente da sta vicenda. Tuttavia, dovete sapere che la scuola ha una convenzione per cui con Campus Store si ha un'agevolazione sull'acquisto. Tutto qua. Chi non può permetterselo, lo dico subito, dovrebbe già averlo incomodato d'uso, perché noi durante il lockdown l'abbiamo dato a tutti quanti, quindi in qualche modo ci sono già macchine che girano, e quindi niente, quindi di fatto avrete anche questo tipo di proposta. Passo la parola alla Spiaggia. Grazie. Buonasera a tutti, credo che la gran parte di voi mi conosca perché proviene da scuole del comprensivo. Sono il presidente del Consiglio d'Istituto, che è stato eletto ormai quasi 3 anni fa. Il Consiglio d'Istituto rappresenta uno degli organi di governo della scuola, non si occupa della didattica scolastica, che ovviamente è demandata ai collegi docenti, ma si occupa insieme a tutto il corpo degli insegnanti, degli ATA e dei rappresentanti dei genitori della gestione della scuola, di alcune cose che possono interessare la gestione della scuola. Una di queste è, in questi anni, è stata quella di definire i criteri di ammissione alla pausa ristorazione, ovvero voi sapete bene che questa scuola, i nostri ragazzi vanno a scuola dal lunedì al venerdì e 2 pomeriggi hanno 2 ore dalle 2 alle 4. Nello stacco del martedì dall'1 alle 2 e del mercoledì dall'1 alle 2 c'è la possibilità di rimanere a scuola per fare la pausa ristorazione. Voglio precisare che quell'ora lì non è un'ora di scuola, quindi a differenza di quello che succede alle scuole elementari, quindi alle Rodari o alle King, quell'ora lì non è ora scuola, quindi non ci sono gli insegnanti a presidiare i nostri ragazzi. Viene offerto dalla scuola un servizio di assistenza, per cui vengono pagati alcuni ragazzi che fanno assistenza, ma non è ora scolastica. Quindi l'accesso a quell'ora lì è stato regolamentato nell'arco degli anni perché a conseguenza della certificazione antincendio che abbiamo ottenuto dai Vigili del Fuoco, il numero di ragazzi che possono rimanere qui durante quell'ora lì è circoscritto a massimo 120 persone. Quindi per ammettere i ragazzi si è stilato una sorta di criterio di ammissione. Per cui si è stabilito che esistono 2 macrogruppi, un macrogruppo che rappresenta i ragazzini che possono rimanere in pausa pranzo sia il martedì che il mercoledì, e per essere ammessi a questo grande gruppo ci sono 2 prerogative. Una è abitare, essere residenti o a Partille o a Paganine, perché capite bene che in un'ora non si può tornare indietro e tornare qui, e l'altro è il servizio di trasporto scolastico, cioè i ragazzini che hanno soffriscono del servizio di trasporto scolastico per il ritorno a scuola possono essere ammessi a questo gruppo. Quindi questo primo gruppo di ragazzi rimangono a pranzo sia il martedì che il mercoledì. Poi, per dare la possibilità a un più ampio numero di ragazzi di rimanere almeno 1 dei 2 giorni, il criterio successivo che è stato inserito è quello della distanza da scuola a casa a piedi, secondo quindi la distanza calcolata con Google Maps. A questo punto cosa succede? Ci possono essere dei ragazzi che abitano nello stesso palazzo. I ragazzi che abitano nello stesso palazzo si darà priorità al ragazzo della classe inferiore. Quindi supponiamo che ci siano un ragazzino di prima media e uno di terza, ovviamente avrà un punteggio maggiore, quello di prima media. Questo perché supponiamo appunto che i ragazzi che devono rimanere a scuola sono 120 e il gruppo, il primo gruppo è di 60 ragazzi, tra quelli che abitano a Portile e quelli che soffriscono del trasporto scolastico. Il rimanente sono altri 60. Dividiamolo nelle tre classi, rimangono 20 ragazzini di prima, 20 di seconda e 20 di terza. A quel punto lì, se i ragazzi che chiedono di essere ammessi
sono meno nella classe, non so, terza media, si darà la possibilità ad altri ragazzi di prima di usufruire. Quindi nel caso si liberi o qualche cioè ci sia qualche posto a disposizione, verranno sempre privilegiate le classi inferiori. Avere un criterio di ammissione è ovviamente stato fatto in maniera tale da essere il più oggettivo possibile. L'unica cosa oggettivamente riscontrabile è la distanza. Quindi tra una, credo una quindicina di giorni o tre settimane al massimo sarà fatto un modulo Google in cui ognuno di voi darà l'adesione se vuole oppure non vuole rimanere a scuola, dicendo qual è uno dei giorni oppure quali sono le caratteristiche per cui si rientra in uno o nell'altro dei criteri. A fine di questa cosa voglio solo dire un paio di note che non erano previste, però le voglio dire. Io frequento questa scuola ormai da tanti anni perché avevo una figlia che aveva fatto questa scuola precedentemente e adesso ho un figlio in prima media. Una delle preoccupazioni più grandi quando si iscrivono i ragazzi alla scuola media, soprattutto da noi, è oh cavolo, non ci sono la possibilità di scegliere il compagno di classe. Allora, state tranquilli, in questa scuola i ragazzi sono tutti in un'unica classe. È vero che sono in prima C, in prima B, in prima A, però questa scuola i vostri ragazzi saranno alunni di tutti e compagni di tutti, perché è una scuola particolare in cui le attività vengono fatte tutte insieme, in cui tutti vivono nella stessa scuola in un ambiente bello, sereno e assolutamente, come posso dire, inclusivo. Quindi i vostri ragazzi, anche se non sono quel compagno di classe con cui adorano stare, state tranquilli che si troveranno lo stesso bene, si faranno un altro gruppo e staranno comunque con quel compagno bene anche quando sono fuori dalla scuola. Quindi tranquillizzatevi da questo punto di vista, perché una delle domande che farete sicuramente è quando vengono fuori le classi, non vi preoccupate, perché non sarà una difficoltà. L'altra cosa che vi dico e che vi assicuro è che la didattica non è impariamo le 20 pagine, oh cavolo, questa scuola qui non si fanno da pagina 1 a pagina 20 tutti i giorni. Vi assicuro che quando escono da questa scuola sono molto, ma molto più preparati di quelli che hanno fatto 40 pagine al giorno di storia e geografia. La scuola deve essere moderna, i nostri ragazzi devono affrontare un mondo che è totalmente diverso da quello che abbiamo visto noi 40 anni fa, 30 anni fa, 20 anni fa. Quindi state tranquilli che la scuola dei talenti, che è questa scuola qui, formerà i vostri figli per un futuro e saranno in grado di affrontare qualunque cosa gli aspetta fuori da questa scuola. Il preside dice sempre, e questa cosa la ripeto anch'io, la scuola media non è una scuola che deve preparare le superiori, la scuola media è una scuola di transito in cui i vostri figli cambieranno enormemente. Adesso tra un po' vedrete i ragazzini di prima media, che quando sono entrati 6 mesi fa, e uno di questi è mio figlio, state tranquilli che non erano così, e hanno fatto un cambio, sono cresciuti in un certo modo, anche perché stanno frequentando questa scuola. E io adesso non so chi devo lasciare la parola, però. Oppure se dovete farmi delle domande su criteri, ve li faccio. Ecco. C'è qualche domanda così immediata e poi se no partiamo con la presentazione, che si chiama Oltre gli armadietti, proprio perché non lasciatevi fuorviare da tutto quello che vedete, in realtà la sostanza è un'altra. C'è qualche domanda così? Posso solo dire una cosa in aggiunta a quanto detto, è che abbiamo raggiunto anche negli anni una certa stabilità di corpo docente. Quest'anno abbiamo anche un bel po' di insegnanti nuovi di ruolo che hanno scelto di venire qui e hanno abbracciato questa scuola in maniera forte, perché capite bene che se non mi piace questo modo di lavorare è un po' un problema. E invece quello che abbiamo verificato è che molti di questi insegnanti hanno saputo unirsi al gruppo storico della scuola e a formare una comunità. Ne vedrete, oggi lì dietro ne vedete alcuni e li salutiamo. E però nelle attività con i ragazzi li vedrete tutti quanti adesso, perché stanno seguendo loro, insomma. La presidente del comitato non vuol dire niente, ma poi vi romperà le scatole per fare tante attività che realizziamo insieme. Una delle attività che potrete vedere il 28, detto giusto? Sì, maggio c'è la festa, la sera dalle 17, che è la festa sia di Mattarella ma un po' di tutta la scuola, quindi potrete avere accesso anche se non siete ancora Mattarella, insomma. Quindi questo sarà un momento anche per vedere da vicino il comitato. Ora, se non c'è domande, ma non c'è, quindi tanto potete sempre scrivermi daniele.barca@ic3modena.edu.it. Io tendenzialmente rispondo a tutti, salvo quelli che mi offendono, quelli no, ho smesso durante il Covid.
metto... Che? La pecetta. Vado a portare il microfono ai ragazzi che rimangono nella postazione dove al mattino arrivano e quindi vi raccontano che cosa succede, raccontano a voi qua e raccontano a quelli a casa. Intanto partiamo così, visto che... Aspettate l'operatore che... Convergono vari punti. Qui a destra abbiamo il Dipartimento Italiano Piano Terra, con le aule da colore arancione. Okay. Sopra c'è il Dipartimento di Matematica e quello di Lingue. Perché voi sapete qui si fa la didattica per ambienti di apprendimento, cioè sono i ragazzi che cambiano aula, non esiste la prima A, la prima B, la prima C. La prima cosa che facciamo quando arriviamo a scuola è avvicinarci verso il totem con il nostro badge e timbrare la nostra presenza. E poi dopo ci avviciniamo verso gli armadietti. Giorgio, che cosa stai facendo? Io mi sto cambiando le scarpe con le Crocs. E perché ti cambi le scarpe? Per tenere la scuola più pulita e per essere, diciamo, come a casa nostra. E dentro quella borsina blu che cosa ci tieni? Ci tengo il diario che ci dà la scuola, che quest'anno è anche in onore di Dante. Poi abbiamo il Chromebook che teniamo per tutto il giorno nella sacca con spento. Ok. Ci spostiamo nell'aula arcobaleno ora. Noi abbiamo portato un progetto che si chiama Progetto Dada e questo progetto parla di che i ragazzi si muovono in tutte le aule e invece i prof restano nella propria aula che viene assegnata quando iniziano il lavoro. E per approfondire questo argomento lascio la parola ai nostri professori. Grazie Lorenzo. Noi siamo 6 rappresentanti dei 12 tutor che ci sono a scuola, sono 12 per 12 classi, c'è un tutor per classe, e seguiamo i ragazzi nei pomeriggi di rientro e poi siamo con loro anche durante la mattina, durante molte ore della mattina. Quello che facciamo al pomeriggio è soprattutto di sviluppare quelle che sono le competenze trasversali, quindi c'è la possibilità, diciamo, di riflettere sul proprio percorso per aumentare la consapevolezza, sviluppare l'autonomia, che significa banalmente anche solo sapersi organizzare quando si è a casa e arrivare alla mattina, che non si ha l'ansia perché non si sa se si sono consegnati tutti i compiti, se uno li ha consegnati nella maniera giusta, quindi attraverso Classroom o sul quaderno o come, insomma, in modo che ci sia un lavoro autonomo a casa e poi un'autonomia anche rispetto al professore e agli insegnanti. Non so se volete aggiungere... Posso aggiungere io che durante queste ore di tutoraggio pomeridiano diamo la possibilità ai ragazzi di sviluppare un profondissimo senso di appartenenza alla scuola, perché comunque rimangono con noi dalla mattina fino alle 4 del pomeriggio e hanno l'occasione anche di approfondire le loro conoscenze,
esercitarsi anche nel coordinarsi, nell'effettuare attività e lavori di gruppo, quindi è un momento veramente molto importante che si alterna ai club in, e poi diciamo che durante il corso dell'anno tra di noi ci siamo coordinati anche in diverse occasioni per sviluppare dei percorsi di attività comuni, anche in ambito di educazione civica. Per esempio quest'anno proprio non a caso abbiamo scelto anche di sviluppare in particolare il tema delle fake news e dell'apprendimento di un metodo per cercare di distinguere le notizie vere dalle notizie false. Quindi è sicuramente un momento molto importante per i ragazzi qui a Mattarella. E cedo il microfono a Valentina. Grazie. Grazie. Adesso andiamo verso il Dipartimento di Italiano. E presentiamo i prof che ci sono. Buonasera, io sono Laura Giunchedi e insegno lettere nei corsi B e C. Buonasera, io sono Ilenia Giarrette, quest'anno insegno lettere in seconda A e in prima A. Buonasera, sono Maria Susanna Biondo e insegno lettere in seconda B e in terza B. Buonasera, io sono l'insegnante Triolo Carmelo, insegno geografia in tutte le prime, in alcune seconde e anche alternativa in alcune classi, diciamo sono un po' su tutte le sezioni. Paola Montorsi, lettere in prima C e in seconda C. Adesso vediamo gli altri prof. Ah, buongiorno, io sono Cecilia Rivalenti e insegno matematica e stavo andando al piano superiore perché devo andare su. Billy Carolina, sempre matematica e scienze, le nostre aule sono al piano di sopra assieme a quelle di lingue. Patrizia Rinaldi, matematica e idem. Sabrina Conte, invece sono di inglese e anche noi, insieme alla professoressa Sansotta, siamo di sopra al primo piano. Concetta Sansotta, primo piano, Dipartimento di Lingue. E qua ci abbiamo quelli di Educazione Fisica. Salve, io sono Alessia Boldrini, sono di Educazione Fisica. Stefano Ruggeri, Educazione Fisica, vedete che la palestra adesso non è visibile, cioè non è visitabile perché abbiamo il gruppo sportivo del pomeriggio con la società sportiva e le attività che facciamo noi sapete benissimo che non sono quelle classiche sportive degli sport comuni, ma facciamo di tutto e di più solo ed esclusivamente per dare la possibilità ai ragazzi di imparare a conoscere meglio se stessi e visitare tanti ambiti dell'attività motoria che magari non sono comuni, dall'arrampicata alla camminata nordica, al baseball, all'hockey su prato, insomma di tutto e di più. E ragazzi, fate modo perché noi siamo cattivissimi. Grazie, adesso ci spostiamo in spazio Leo. Ah, abbiamo un'altra prof di matematica. Sono Zanarola e Claudia, insegnante di matematica. Grazie. Sono la valletta col microfono.
va pure. Ciao. Di Web Radio, e dove parleranno dei podcast Martina Corradini, Giulia Francese e la prof. Scarabini. Io per dire che questo è un club che è nato nel 2016 come club extracurricolare, ci trovavamo al pomeriggio con un gruppettino di ragazzi che lo sceglievano, ma a partire dall'anno scorso è diventato invece un club in, quindi uno dei club che fanno le classi seconde. Lascio la parola alle ragazze che vi racconteranno come funziona. Allora, parliamo intanto di Soundtrap, che è appunto uno strumento così molto collaborativo per appunto fare i nostri podcast. Qui parliamo infatti di scrittori, di filosofi e di argomenti che in questi momenti ci appassionano, argomenti che scegliamo noi studenti ma anche con i prof. Questi appunto li registriamo noi autonomamente e poi li mettiamo tutti insieme, grazie sempre a Soundtrap, e poi ovviamente li mandiamo alla prof, che poi ovviamente li manderà in un'altra applicazione. Appunto la nostra esperta dei club scaricherà questi podcast per poi caricarli su Spotify e sul canale di Web Radio, dove tutta la scuola da lì può ascoltarli e visualizzarli. E il canale di Radio Matta ha come immagine profilo una STEM sister, ovvero Frida, che è stata disegnata da una ragazza del club di Web Radio. E tutte queste cose, tutti i contenuti di Web Radio, tutte le attività che facciamo, foto, video, si possono trovare su un unico sito. Infatti è il sito di Radio Matta, infatti, che abbiamo anche su Google, in cui mandiamo tutte le nostre attività, tutte le nostre foto, tutte le cose che facciamo, in cui anche voi, se volete, potete visitare, la trovate anche nel sito che abbiamo, ci chiamo adeno.edu.it, e lì potrete trovare tutto quello che facciamo. Adesso andremo verso la zattera di robotica, dove si tiene il club di intelligenza artificiale, e qua c'è l'esperto Pietro Monari, che è quello che tiene questo club. Grazie Cristian. Allora, la prima cosa da dire è che questo club Lucy è speciale in quanto è realizzato in partnership tra l'Istituto Comprensivo 3 e un'azienda di Modena, Amagamma, che sviluppa soluzioni di intelligenza artificiale, ed io mi occupo di progetti educativi dell'azienda. Ecco, l'azienda quindi sta collaborando con la scuola per creare un curriculum triennale, e il prossimo anno anche gli studenti di prima media parteciperanno a questo club. Quest'anno stiamo facendo lezioni solo sulle seconde e le terze. Ecco quindi che alla fine del prossimo anno dovremmo avere, se tutto andrà bene, ma così andrà, un percorso di intelligenza artificiale su tutti e tre gli anni della scuola media. L'intelligenza artificiale, ora qualcuno di voi sta pensando casomai a un robot. Ecco, chiedo a Cristian una cosa, cioè tu cosa hai pensato subito quando hai sentito la parola intelligenza artificiale? Robot è un po' quello che c'è adesso, quindi Alexa, Google Assistant, Siri, ecco. Assistenti, ha nominato gli assistenti vocali. Ecco, l'intelligenza artificiale è assolutamente integrata nella nostra vita, quindi l'importanza di creare un curriculum di intelligenza artificiale all'interno della scuola apre tante necessità, una consapevolezza tecnologica e allo stesso tempo una comprensione di come funzionano questi sistemi, che sono chiamati intelligenti, ma è un'intelligenza un po' particolare, perché è un'intelligenza matematica. Ora Cristian non ha ancora fatto la lezione sulla matematica dell'intelligenza artificiale, però ad esempio mi ha raccontato prima che gli è piaciuta molto la lezione sull'arte e l'intelligenza artificiale. Che cosa hai imparato in quella lezione? Impariamo ad esempio un programma simile a Scratch a programmare, un robot, un piccolo panda, che fa delle determinate azioni con degli algoritmi. Sì, però quando avete disegnato che cosa hai imparato? Quando abbiamo imparato,
tre anni vorremmo proprio che gli studenti entrassero sempre di più a comprendere le radici, che non sono solo matematica e robotica, ci sono anche, c'è ad esempio anche la storia e quindi l'evoluzione della tecnologia. Ecco, ora vi passo la parola a Christian, che vi porterò verso la gallery, dove una mia compagna, la TV, ce la presenterà insieme alla prof Ileana Colmone. Salve a tutti, io sono la prof Colmone, l'insegnante di arte, e qui siamo proprio nello spazio dedicato alla STEM Sister Frida. E come vedete dietro di me c'è questa apparecchiatura, questo strumento molto molto difficile da trovare in altri luoghi, ve lo possiamo garantire, perché è uno strumento assolutamente all'avanguardia. E passo la parola a Tilu, così vi racconta un po' di questa gallery e poi vi racconterò invece della STEM Sister Frida. La gallery è formata da due pareti con attaccate vere cornici su cui vengono proiettate foto o scansioni con questi due proiettori. Ah, e questo qua viene tutto comandato attraverso il tablet. E dicevo che questo è il regno di Frida, perché questa STEM Sister è, diciamo così, la paladina dell'intelligenza creativa. Quindi uniamo tantissimi linguaggi al suo interno: fotografia, immagini, musica, tutto quello che può essere linguaggio, diciamo così, artistico di ogni tipo, di ogni genere. E i club pomeridiani che teniamo all'interno delle scuole Mattarella di Frida riguardano proprio questa serie variegate di linguaggi. Quindi c'è il Thematic Gallery, in cui usiamo proprio la gallery creando delle lezioni tematiche, e la web radio, come avete sentito prima raccontare ai ragazzi, e quest'anno c'è stato anche un club sul jazz, quindi uniamo insomma tutti questi linguaggi. Adesso la prof Valentina Nicolini ci presenterà la zattera del biogrifo. Buonasera a tutti, io sono la prof Valentina Nicolini, appunto, e insegno matematica e scienze, e in più tengo il club Maya per le seconde. Questa è la zattera AgriFood, che fa parte della Sister Maya, ovvero tutto quello che si occupa per lo più di scienze, sostenibilità e transizione ecologica. Per quanto riguarda la zattera AgriFood, possiamo vedere che abbiamo delle serre idroponiche che usano i ragazzi, quindi sono loro che piantano, vengono proprio in zattera a piantare i semi e a seguire costantemente durante tutto l'arco dell'anno le loro piante. Poi abbiamo una termoformatrice per alimenti, con cui si possono fare diversi progetti. Abbiamo degli essiccatori, degli estrattori, quindi insomma è una zattera piuttosto fornita. Inoltre, io appunto vi dicevo, tengo il club Maya per le seconde, che si svolge al piano superiore, dove c'è un laboratorio di scienze altrettanto fornito, se non addirittura più fornito della zattera. E il club che tengo io, nella fattispecie, si chiama Everyday Science, e affrontiamo la scienza di tutti i giorni che ci circonda, quindi qualcosa che normalmente non riusciamo, magari non pensiamo con gli occhi della scienza, proviamo ad affrontarlo in questo modo, in modo da dare ai ragazzi un pensiero critico di quello che e insegnarli ad osservare in modo più attento e più scientifico anche quello che succede intorno nella vita di tutti i giorni. Grazie, adesso ci spostiamo verso la Gora. C'è il prof Tinelli, il nostro prof del Senato. Grazie Samuele, buonasera a tutti, io sono prof Tinelli Francesco, sono un insegnante di lettere, quindi in teoria mi avreste dovuto vedere nel dipartimento di lettere da quella parte, e in più sono l'insegnante che coordina il Senato.
Diciamo, vorrei subito ringraziare questi ragazzi che si sono prestati, no? Hanno sfidato l'emozione per farvi vedere un po' qual è la nostra routine quotidiana, e proprio loro sono alcuni dei ragazzi che compongono il Senato. Il Senato è un'assemblea di ragazzi appunto della scuola, mediamente ci sono due senatori o senatrici per ogni classe, e più o meno ogni 10 giorni di solito ci incontriamo e cosa facciamo? Discutiamo dell'ambiente della scuola per migliorarlo. Sì, oppure? Parliamo dei problemi della scuola, parliamo anche di ciò che vogliono i ragazzi per implementare e rendere migliore questa scuola proprio per i ragazzi. Ok, e di solito abbiamo anche funzioni proprio di rappresentanza, quindi magari se ci sono degli ospiti oppure se ci sono delle iniziative particolari, insomma, per rappresentare tutti i ragazzi hanno questa possibilità. Ovviamente li riempie di orgoglio e li fa vivere la scuola anche con un senso di responsabilità un po' più profondo rispetto al solito, quindi difendono un po' quella che è poi l'autonomia anche dei propri compagni. Ci tengono particolarmente agli spazi ed è un'esperienza che indubbiamente loro coinvolge, e come avete potuto vedere poi mette anche in gioco, no? Perché li spinge a misurarsi un po' anche con loro stessi, a trovare soluzioni a problemi un po', che è quello che poi avete visto in questa presentazione. Quindi non so, Cecilia, se qualcuno vuole aggiungere qualcos'altro, se ci sono delle domande. Allora, volevo solo sottolineare una cosa. I ragazzi sono espressione anche di quello che si chiede ai ragazzi, nel senso che il fatto di trovarsi in un pomeriggio che non è pomeriggio di scuola, è comunque all'interno della scuola. Loro volontariamente hanno deciso di candidarsi per diventare senatori. Non è un percorso semplice, perché devono fare una campagna elettorale, devono convincere i compagni, è una cosa che gestiscono totalmente loro, e vengono eletti, e questo comporta anche prendersi un incarico e portarlo avanti. Alle volte non è così facile abbandonare l'uscita con gli amici o l'allenamento, oppure, come è successo oggi, qualcuno di loro è stato richiamato a venire a presentare la scuola, direi verso le 2:30, 3, se alzano la mano chi è stato chiamato, perché avevamo pensato in un primo momento di farla vedere solo dai ragazzi di prima, però forse era importante anche per voi vedere che comunque loro lavorano anche insieme, anzi lavorano tanto insieme, quindi ci è venuta questa idea e loro ci vengono subito dietro. Comunque qualcuno che aderisce c'è, e questo per noi è motivo di orgoglio e siamo molto felici di questo, della risposta che hanno. Allora, adesso nel frattempo è arrivata Chiara Ferrari di Campus Tor, che vi dice due cose, semplicemente due cose. Grazie ragazzi, potete rompere le rive, cioè se volete rimanere lì siete bellissimi. Vi dice due cose che riguardano il Chromebook, semplicemente per le persone che non hanno ancora il Chromebook e vogliono avere notizie rispetto all'offerta di cui vi parlava prima il preside. Buonasera a tutti, scusatemi per il ritardo. Ah, ok, perfetto. Allora, come vi aveva anticipato il dirigente, le classi utilizzeranno moltissimo questo strumento che è il Chromebook. È uno strumento che è stato scelto perché dura di più nel tempo e ha un costo tra l'altro molto più contenuto rispetto ai notebook tradizionali. Dura molto di più nel tempo perché è un dispositivo molto più leggero
e ha diciamo, la particolarità di avere una licenza che permette alla scuola di poterlo gestire, quindi di poter far trovare ad esempio ai ragazzi quando arrivano a scuola già tutte le app che gli servono e tutto quello che può servire anche per la gestione quotidiana, quindi magari per fare una verifica, essere sicuri che stiano facendo quello piuttosto che andare a girovagare nella rete come quando stiamo parlando con loro e hanno in mano il cellulare. La scuola ha attivato con Campus Store, un'azienda che da 30 anni si occupa di scuole, una convenzione che vi farà sicuramente risparmiare rispetto alla grande ridistribuzione. Come dicevano giustamente prima, siete liberissimi di comprare il dispositivo ovunque vogliate. Qualora vogliate aderire alla nostra convenzione, troverete tutte le istruzioni sul sito della scuola nell'apposita sezione. Esiste un e-commerce esattamente come Amazon, quindi la possibilità di comprarlo online, pagarlo con bonifico, carta di credito o anche eventualmente con contanti alla consegna, quindi tutte le varie possibilità ci sono per gestire la cosa. Viene richiesta una registrazione e viene fatto l'acquisto. Verrà messo sulla sezione le istruzioni passo a passo per fare questo processo. Per i più smanettoni, come si dice, e sarà una cosa normalissima appunto come utilizzarlo sul sito di Amazon, per gli altri ci sarà passo a passo tutto quello che c'è da fare. Ci saranno anche i miei contatti, quindi il mio indirizzo mail e il mio cellulare, per qualsiasi dubbio, chiarimento, non riesco, non lo trovo, per qualsiasi necessità sappiate che potete tranquillamente contattarmi. Campus Store darà anche la garanzia alla scuola che qualora il dispositivo dovesse rompersi e essere malfunzionante, darà alla famiglia un classico muletto, intanto che esiste la possibilità di ripararlo, perché ovviamente sono tutti prodotti in garanzia. Cos'altro aggiungere? Per tutto davvero contattatemi, direi che sono qui per aiutarvi se avete delle domande. Sì, volevo semplicemente dirvi che come tutti gli anni verrà, insomma, metto attiva sul sito una sezione con tutte le informazioni per le classi in ingresso. È una sezione unica per tutto il comprensivo, quindi troverete per le prime elementari, dovrete andare in quella delle prime medie, quindi troverete quando sarà il momento l'elenco dei libri di testo, troverete questo riferimento, questo PDF con tutte le informazioni per l'acquisto del Chromebook. Non c'è fretta di niente, era solo per dirvi che avrete tutte le informazioni, quindi sarà visibile, di solito l'ha sempre trovata tutti, mettiamo un pallo bello in evidenza nel sito e niente, quindi ci saranno le date della riunione dell'assemblea che faremo a settembre, i primi di settembre, e quindi troverete tutto quanto. Ecco, presto, come diceva la Presidente del Consiglio d'Istituto, faremo partire quel form per l'iscrizione eventuale alla pausa mensa. Poi il fatto che uno si iscriva non dà garanzia di riuscire a esserci, perché se avete capito i numeri sono contingentati. Io qua chiedo l'apporto dei ragazzi per dare anche un'idea del fatto che più diventano grandi, più volentieri non rimangono qua a mangiare, perché io li vedo, non lo so, adesso vorrei intervistarli se è possibile. Cosa fate in questo? Allora, loro è ovvio sono ragazzi di terza, poi ci sono anche, cioè è rimasto uno di prima, quindi cosa fate? Beh, riuscite a mangiare? Sì, di solito dall'una alle due
usciamo e andiamo qua di fronte, che c'è il centro commerciale, ci prendiamo da mangiare qualche panino, poi dopo veniamo davanti alla scuola a mangiare e ci ritroviamo con i nostri compagni, comunque sì. Lo stesso, io vado fuori con gli amici, mangio alla rotonda, poi lo so, facciamo i soliti giretti, ecco, al centro commerciale. Poi entro un'ora sicuro siamo qua a scuola, perché ci sono anche un po' i prof in giro là alla rotonda che vengono e ci dicono: tornate a scuola che è tardi, dovete venire. Ce lo dicono, cioè, ve lo assicuro. Vero prof? Ecco. E niente, quindi sì, in un'ora si può fare tutto tranquillamente. Poi ci sono anche i compagni qua fuori, ogni tanto si parla, si scherza con i compagni che sono dentro la scuola. Ogni tanto li prendiamo anche in giro, un po' che sono a scuola, no? Però è divertente. E niente, ci divertiamo un po' così, ecco. Ok, no, era solo, è ovvio, grazie. Io li ho presi a caso. No, va bene. E non so se avete domande. Per quanto riguarda i libri di testo, uscirà come per tutte le scuole l'elenco dei libri di testo. Questi libri di testo li potete acquistare dove volete, ad eccezione, ecco, questo lo dico perché il libro di testo di scienze, che viene acquistato solo in prima, non lo trovate, visto che è solo nella modalità C, si dice, nel senso che è solo online, e non l'ho riuscita ad acquistare, almeno fino all'anno scorso, nei centri commerciali. Ma non dovete acquistarlo, perché facciamo un acquisto noi globale di scuola con una cifra che corrisponde alla cifra del testo leggermente diminuita, perché ci fanno uno sconto, e comparirà quando deve comparire a settembre sull'account dei ragazzi. Quindi anche in questo caso ci saranno tutte le informazioni in questa sezione di cui vi parlavo prima. Se andate a vedere trovate le informazioni dell'anno scorso e sono più o meno simili a quelle di quest'anno. Quindi troverete tutto sul sito, ma non c'è problema, non è il libro di testo che per noi è fondamentale. L'altra cosa che mi raccomando e ci raccomandiamo sempre è non acquistare zaini ingombranti, perché non servono. Ormai nessuno dei nostri ragazzi ha uno zaino con le ruote. Avete visto, mettono tutto il materiale all'interno dell'armadietto e quindi quello deve stare all'interno dell'armadietto. Noi, non so se ho perso il momento, non so se i ragazzi ve l'hanno detto, ma i libri di testo non vengono a scuola, rimangono a casa. Quindi la loro cartella è una cartella comunque accessibile. Il peso più grande, diciamo, è loro hanno ancora il tablet e il Chromebook per i ragazzi di prima. Ok, allora, a questo punto, se avete domande, io sono qua. Anche i prof, se vogliono venire, mi sento molto sola. Ci sono i miei colleghi là in fondo. E non so se avete domande per qualcuno. Oppure facciamo... vieni Andrea, sì. Allora, come in tutte le cose, noi siamo una sorta di grande famiglia, proprio anche come colleghi. A me piace chiamare il villaggio Mattarella. In tutte le cose ci mettiamo in moto per organizzarle insieme. Noi abbiamo pensato ai vostri ragazzi, al fatto che comunque potrebbero avere insomma, la curiosità di capire non tanto com'è la scuola, perché qualcuno di loro fra gift negli anni scorsi, attraverso le visite che fanno con la maestra Pagliaro che le porta qua a scuola, l'hanno già vista, ma proprio anche che cosa si fa qua, come si vive qua. E allora abbiamo messo insieme un club che per noi è fondamentale. È vero che non possiamo obbligare i vostri figli a venire, però
gli stiamo segnando chi manca. E quindi chi non si è iscritto riceverà una telefonata, almeno, perché per noi sono tre giornate importanti. Allora, il gruppo che lavora per questa accoglienza è un gruppo, praticamente ci sono tantissimi degli insegnanti che avete visto, che sono là in fondo, che avete incontrati, ecco, sono 11. 11 insegnanti, adesso tenete presente che noi siamo circa 30, cioè sono tanti insegnanti della nostra scuola, che vengono qua apposta per accogliere i vostri ragazzi. Allora, il prof Bignardi e la prof Gianaroli vi raccontano un attimo che cosa sarà questa cosa, ma proprio in breve, perché non vogliamo togliere la curiosità. Esatto, sì. Questo club extracurricolare partirà da lunedì prossimo, si articola in tre giornate per ogni metà classe, come le abbiamo organizzate l'ingresso dei vari gruppi, come descritto dalla circolare numero 251, se non ricordo male, e in queste tre attività in cui verranno coinvolti i vostri figli cercheremo di mostrare loro quali sono le attività, i temi, gli argomenti che vengono trattati e affrontati durante il tutoraggio e i club di cui avete sentito parlare oggi. Quindi è un momento molto importante perché diamo loro la possibilità di assaggiare, avere un primo approccio con tutti i temi e tutte le attività che caratterizzano questa scuola, e in particolare poi avranno la possibilità di muovere i loro primi passi ed entrare un po', diciamo, nella routine che caratterizza la vita degli studenti qui a Mattarella. E come diceva Cecilia, ovviamente nella circolare è raccomandata la loro partecipazione, io però oserei dire vogliamo che vengano tutti. Abbiamo preparato delle attività molto divertenti, coinvolgenti, quindi si divertiranno sicuramente. E per ricordare un po' le regole che sono poi indicate nel dettaglio nella circolare, dovranno venire con indosso scarpe comode, dovranno portare dentro a un sacchetto un paio di ciabatte con cui si muoveranno all'interno degli spazi scolastici, come fanno i ragazzi durante il mattino qui a Mattarella. E poi abbiamo raccomandato ai genitori di lasciare fuori dai cancelli, di restare fuori dai cancelli, lasciare i figli e venirli a prendere al termine delle attività alle ore 18. E niente, insomma, vi raccomandiamo a tutti di farli partecipare. La scadenza del form da compilare per registrare il nome e cognome dei vostri figli è fissata per domani, quindi c'è ancora tempo per potersi iscrivere. E Claudio, vuoi aggiungere qualcosa? Prego. No, poco, perché il prof ha già spiegato tutto. Solamente due cose, insomma. La prima è uno dei motivi che ci ha spinto a fare queste, fra i tanti motivi, è quello di fare in modo che loro entrino adesso e capiscano un pochino come, appunto, com'è la scuola, come funziona, come si lavora, e comincino un pochino a conoscere anche noi, in modo tale che non si durante l'estate proprio se la godano tantissimo, ecco, senza preoccuparsi, senza avere il pensiero, senza avere l'ansia, la preoccupazione, inizierò la scuola media, come sarò, come sarà, chi vedrà, chi vedrò, chi incontrerò. Come diceva il preside prima, tanti di noi sono di ruolo e tante persone che saremo qui la prossima settimana, ecco, i vostri ragazzi, saremo noi che li incontreremo poi l'anno prossimo, e loro quindi ci incontreranno, ci vedranno, quindi speriamo in questo modo proprio di tranquillizzarli adesso e anche diciamo così, a settembre, perché sappiamo tutti che se l'inizio è tranquillo e sereno, ovviamente sarà così poi per tutto il triennio. Ecco, quindi questo è uno dei motivi che ci ha spinto quest'anno per la prima volta, ecco, a organizzare questa grande attività. È ovvio che siamo anche insegnanti e quindi non nascondo che li osserveremo, ma li osserveremo a fin di bene, ecco, ci mancherebbe, proprio per conoscerli e per fare in modo, ripeto, che loro comincino a conoscere un pochino noi, senza
come diceva Prasiana, non solo pregiudizio noi nei loro confronti, ma anche loro nei nostri confronti. Ecco, insomma, quindi queste sono due cose basilari. Ovviamente se avete domande a riguardo potete porle assolutamente ora. Abbiamo deciso di chiamare questo club Sisters Games proprio in riferimento al nome che abbiamo dato alle quattro Steam Sister relative alle attività e ai percorsi di Clubin e di tutoraggio, proprio perché è il fulcro, l'argomento centrale di queste, su cui sono state, diciamo, costruite queste attività sono proprio le sorelle Frida, Lucy, Mai e Mary. E comunque la circolare, insomma, c'è scritto tutto, ecco. Quindi se avete bisogno di informazioni, avete delle domande, potete tranquillamente porle. Allora, ne approfitto per rispondere a una domanda che ho visto in chat. Ho visto il preside che ha già risposto in chat, ma voi non riuscite a vedere perché è scritto in piccolo. Chiedevano da casa se è possibile utilizzare un supporto Apple. No. Usiamo tutti il Chromebook perché abbiamo visto i nostri ragazzi di terza. Hanno ancora il tablet perché quando hanno iniziato loro non c'era ancora stato il Covid, quindi avevamo pensato a questa adozione anche abbastanza, ognuno di loro ha lo strumento che vuole, cioè il tablet che vuole, però loro rimpiangono tutti i giorni di non avere in uso il Chromebook e quando possono prendono i Chromebook, noi abbiamo dei carrelli con dei Chromebook disponibili e utilizzano quelli. Abbiamo visto durante il lockdown che era molto più comodo avere un dispositivo con la tastiera, abbiamo scelto il Chromebook perché è un dispositivo che funziona, che non diventa vecchio in poco tempo, che si riesce a utilizzare bene con le Google App e quindi è un buon dispositivo per i ragazzi per imparare, quindi devono avere il Chromebook. Questo è poi il modello, però davvero la possibilità di utilizzare questa modalità attraverso Campus Store sinceramente è un'occasione buona perché una parte di quell'acquisto comunque viene messo dalla scuola. Quindi, cioè, nel senso che i genitori pagano questi 200 euro, però il Chromebook in sé costa di più di 200 euro, quindi una parte è un accordo che fa la scuola con Campus Store. Ok, allora io sono felice di aver visto qualcuno in presenza, purtroppo il tempo non ci ha assistito. Dica. Questo Chromebook lo compri a scuola, lo compri dalla scuola o compri fuori? Allora, il signore mi ha chiesto se lo compra dalla scuola o fuori. Sul sito della scuola lei trova le indicazioni per comprarlo da una ditta esterna, tramite questa ditta. Cioè la scuola le dà solo le indicazioni. Comunque, insomma, se ci sono poi delle difficoltà, poi dopo può telefonare in segreteria e le facciamo vedere dove trova tutte le indicazioni. Altre domande? Altrimenti ci salutiamo. Se volete venire qua a salutare tutti voi che siete là in fondo, sono venuti tutti i miei colleghi, almeno facciamo vedere quanti siamo qua, perché è una nutrita schiera che ha risposto all'appello e allora, mi dicono dalla regia che c'è un'altra domanda. I rientri, forse non è chiaro, sui club i rientri pomeridiani. Noi abbiamo una settimana nella presentazione che è allegata
è uscita fuori oggi la comunicazione, di nuovo il richiamo a questa giornata di oggi, c'è una presentazione, c'è il planning settimanale. La scuola media, la nostra scuola media, voi avete scelto una scuola a 30 ore. Le 30 ore sono obbligatorie. Le 30 ore sono obbligatorie e sono distribuite in 5 giorni. La nostra è l'unica scuola che ha distribuito le 30 ore in questo modo, sempre pensando ai vostri figli. Quindi, cioè i vostri figli, ai ragazzi che vengono, e fra questi ci saranno i vostri figli. Il lunedì è dalle 8 all'1. Il martedì le ore pomeridiane sono ore di scuola. Il fatto che per noi sia fondamentale lavorare con i vostri ragazzi sul metodo di studio, sull'ascolto, sulla pianificazione, sull'abituarli a lavorare in equipe, è importantissima questa, non si nasce così. Di solito, anzi, la scuola, proprio per come è strutturata, aiuta i ragazzi a capire che devono primeggiare sugli altri. E quindi bisogna sempre fare il confronto con gli altri. Io ho preso 10, tu cosa hai preso? No, qua si lavora insieme e si capisce che, e i ragazzi lo sanno, si capisce che si è raggiunto l'obiettivo di apprendimento che volevamo solo se io lo so spiegare a un'altra persona. E io ho bisogno di spiegare all'altra persona, e l'altra persona, che sono i miei compagni, mi mette in difficoltà perché mi fa domande a cui io devo dare risposte. E quindi i nostri pomeriggi sono obbligatori, sono orario di scuola, ma dove ragazzi fanno esperienze come fanno loro. Quindi il martedì e il mercoledì abbiamo fino alle 4, il giovedì come il lunedì, quindi dalle 8 all'1, e il venerdì facciamo dalle 8 alle 2, se fate i conti sono 30 ore, perché per noi l'orario di mensa non è orario di scuola. Quindi io spero davvero, su questo siamo fermi, per noi è molto importante questa cosa. E avete scelto questa scuola, quindi penso che siate tutti convinti del valore di questo, per loro è una sorta di casa quasi, perché davvero, cioè, delle volte poi oltre questo adesso loro sono ripartiti club, alcuni di loro erano qua, hanno fatto stamattina, poi hanno fatto il club di fotografia, poi siamo tornati qua dopo un'ora. 9 ore. Voglio essere promosso. Vogliono solo essere promossi, ovvio. Perché... No, però stanno bene. Cioè, non mi sembrano patiti. Cioè, stanno bene, sono ragazzi in gamba. Ecco, poi loro stanno per spiccare il volo. Ci piange il cuore, come ci piange il cuore tutte le volte che qualcuno di loro parte. Poi tornano a raccontarci. E dicono, stavamo bene, non c'è la lavagna. No, non è vero. Comunque, così. Non so, se avete qualcos'altro da questa schiera, potremmo fare una foto, ragazzi. Allora, vi saluto anche a nome del preside, che aveva un treno per un impegno importante da un'altra parte, quindi è dovuto andare via. E niente. Vi ringrazio tantissimo della vostra attenzione, non so se avete altre domande, se online ci sono altre domande, altrimenti chiudiamo la trasmissione. Vi salutiamo. Allora, tenete monitorato il sito. Ok? Grazie.